delle persone con cui mi capita di parlare ne ha visto aspetti, momenti, facce diverse, quasi un po' pensavo al personaggio dello sconosciuto. È questo che vi scotta? Non siate cinici. Beh, non è problema mio. Non è un problema vostro. Avete ucciso due suoi uomini. Sentite, ragazza, non ho voglia di risolvere i vostri problemi. Ma se volete nascondervi, restate qui. C'è anche una doccia. D'accordo. Vi credevo diverso. Mio padre aveva un salone di parrucchiere e io prendevo dei quadri da lui. E un signore li vide e disse: chi è che dipinge? Chi è che lavora così? Disse mio padre: mio figlio. Guardi che io conosco un bravo professionista che ha bisogno di una mano. Mi diede il numero di telefono, era di Magnus. Magnus ha deciso a un certo punto di uccidere lo sconosciuto. Voleva abbandonare il personaggio, era un tradimento, un passaggio della sua vita. No! Cosa fai? Cane! No, nemico! Che stupido! Non mi hai neanche preso! Perché dopo che lui era riuscito a trovare un personaggio in cui identificarsi, eccezionale come lo sconosciuto, pian pianino se ne libera, lo fa morire, lo riempie di travagli, eccetera, per poi tuffarsi dentro un text che tutto sommato non era carne della sua carne. Disegnava tranquillo, come diceva lui, dall'alba al tramonto. Dall'alba al tramonto. Anche perché aveva una rotta tracciata, questo lo rassicurava, esatto, molto. Avere la... E lo disse fin dall'inizio, sì, esagerando che sarebbe stata una vacanza, invece una vacanza non è stata. Ecco, io ho capito per esempio che la Valle del Terrore era la Valle del Santerno, qui all'altezza di, esatto, Castel del Rio. Peste, due spade. A terra, Kit. Andiamo a vedere. Vamos! Peste. Tuoni e fulmini, guarda! Non ho mai avuto il dubbio di poter lasciare un incompiuto. Assolutamente. Era imperativo. Come l'avevo iniziato, sì. Era una scommessa che lui aveva fatto con se stesso, con l'editore, ma gli diceva: non finirai mai. Lui diceva: finirò. No, non c'era più un'altra regola, era tra lui e Tex. Tra lui e Tex.